Mi telefoni o no, mi telefoni o no, io non cedo per primo. Questo amore è una camera gas, è un palazzo che brucia in città. Buongiorno! Buongiorno a tutti gli amici e le amiche dello Zoccolo Duro, sempre più gradite le amiche. Parliamo subito di Milan News. Allora, ho finito da poco di vedere la partita, parleremo anche di quello, ma voglio iniziare con la riconferma, sembra la riconferma di Gennaro Gattuso. Dopo le voci insistenti di Conte, ieri forse hanno ragionato un pochino, hanno capito che nell'ambiente rossonero tutti amano Gattuso, che il gruppo sta con Gattuso, che siamo tutti uniti, e quindi Scaroni, il presidente, ha chiamato Gennarino e gli ha detto: Gennari, quando torni dalla tournée ci vediamo e ne parliamo. Questo non vuol dire che è confermato, perché potrebbe anche vederlo e dirgli: Gennari, quella è la porta. Però è sicuramente un buon segno, e poi non sappiamo cosa si sono detti, però io ieri ho visto un Gattuso, ieri, qualche ora fa, ho visto un Gattuso molto rilassato durante la partita. Rilassato per quello che può essere Gattuso, che Gattuso è mai rilassato. Però anche durante i 150.000 rigori che abbiamo battuto, era lì che scherzava con Mourinho: andiamo a tirare noi due, dato che hanno tirato 15 rigori, 12 rigori, quello che è. Un buon Milan, ho visto un buon Milan contro lo United. Partiamo sempre dal presupposto che le amichevoli estive non contano niente. Adesso, vabbè, io prendo in giro gli interisti che non ne vincono una, però in realtà non contano nulla le amichevoli estivi. Anche se abbiamo fatto un buon pareggio con United, contano meno di zero le amichevoli estive. Poi è ovvio che perdere non fa mai piacere, però non contano niente, ragazzi, ve lo dico già. Quello che conta è vedere come la squadra si sta preparando, quanto sono uniti tra loro, quanto sono uniti con Gennaro. Ho visto una cosa che mi ha abbastanza schifato, quindi ho rivisto ancora Bonucci titolare con la fascia, lui che già ha promesso. Quella è una roba che non dovevi fare, Gennaro, dovevi subito metterlo in tribuna, e si arrangiava lì da solo sullo sgabello, che lui è abituato a stare sullo sgabello. Ribadisco che io sono uno che l'ha sempre difeso Bonucci come giocatore, però veramente mi sono schifato da tutta questa situazione. Vieni qua un anno, fai il capitano, poi te ne vuoi andare solo perché è arrivato CR7. Perché parliamoci chiaro, ragazzi, Bonucci, te lo dico io com'è andata. Bonucci è andato via dalla Juve perché ha capito, guardandosi dentro la Juve, ha detto: cazzo, io qua la Champions non la vincerò mai in questa squadra. Perché la Juve fino all'anno scorso aveva 0% di possibilità di vincerla, anche se ha fatto due finali. Io non ho mai avuto paura che la Juve vincesse la Champions, ma nemmeno Barcellona e Real, infatti gli hanno dato 7 fighi in due finali. Quindi c'erano zero possibilità. Bonucci allora cosa ha detto? Io me ne vado, prendo più soldi, mi sistemo, divento il leader e poi vediamo, magari la nuova proprietà, il Milan è abituato a vincere le Champions, non si sa mai, non si sa mai. È venuto qui, c'è stato tutto il casino del Giargiana di qua e di là, ha visto che Ronaldo è andato alla Juve, che questi ultimi due anni la Juve farà all in per vincere la Champions, perché se in questi due anni non vince la Champions, ragazzi, non la vincete più, ve lo dico. Faranno all in, prenderanno anche un centrocampista di qualità oltre Bonucci, quindi ve lo dico già. Quindi ha detto: cazzo, torno alla Juve e mi vado a giocare questa Champions che magari la vinciamo. Praticamente umiliazione totale, anche Marotta se viene deve chiedere scusa, testa bassa, quindi tutto il suo orgoglio da leader umiliato. Adesso comunque se ne deve andare, che vada alla Juve, non vada alla Juve, che si chiude la trattativa, adesso ne parliamo, o non si chiude la trattativa, sono fatti suoi, mo prende le valigie e se ne deve andare, deve sparire, non deve farsi vedere più, perché si è comportato troppo da infame. Per la trattativa ci sono delle voci discordanti. Allora, oggi ho letto cose molto positive sulla Gazzetta, che sono le mosse giuste, cioè
Bonucci, mi devi dare il Pipita, perché il Chelsea, anche se fatto indietro, ha riconfermato Morata, quindi ha liberato, diciamo, il Pipita. Quindi mi devi dare subito il Pipita, se no proprio non te lo do Bonucci se non mi dai il Pipita. E poi mi prendo anche Caldara. Ci sarà sicuramente un conguaglio economico, troveranno altre pedine di scambio, troveranno il modo di sistemarsi, non mi interessa. Però mi devi dare Caldara e Higuaín. Non mi interessa assolutamente Benatia, perché a me fa cagare Benatia, non mi interessa assolutamente. Piazza mi piacerebbe, Piazza mi piacerebbe, perché si parla anche di Piazza. Quindi oggi sembra, oggi è giornata decisiva, viene Marina, Gavikoski, ieri l'ho chiamata Stefania, si chiama Marina. Volevo vedere se qualcuno mi correggeva, ma non mi avete cagato proprio, vabbè. Comunque, Marina Gravischoschi, schischischi, arriva col Chelsea, verrà per Rugani. Si dice che potrebbe venire a parlare anche per Vecino. Vediamo. Oggi è giornata comunque importante. Poi ci saranno i calendari oggi della Serie A, quindi si ritroveranno ancora in Lega. Sembra che il Pipita sia più vicino, speriamo, perché se non prende il Pipita siamo nei guai. Il sogno Cavani è svanito del tutto, perché il Real ha fatto un'offerta, 12 milioni a lui più 100 milioni mi pare che voglia il Paris Saint Germain, e non è detto che li accetti, perché il Paris Saint Germain non vuole rinforzare una rivale per la Champions. Ovviamente il Paris Saint Germain punterà palesemente alla Champions, sarà la prima rivale della Juve secondo me. Quindi sogno Cavani andato, sia per noi che per il Napoli, anche se per noi non è mai stato un successo, solo per me era un sogno Cavani, perché a me piace particolarmente. Quindi si punta tutto sul Pipita, Morata non lo voglio, sembra che il Chelsea l'abbia riconfermato molto bene. Mi è piaciuto molto Pepe Reina nella partita di oggi, personalità, eravamo in una situazione difficile, è andato a tirare il rigore decisivo, il portiere dello United, tra l'altro quinto rigore, non a oltranza, il quinto rigore, Pepe gliel'ha parato e poi ha detto dammi la palla che adesso tiro io, proprio personalità. Però sembra che lo venderemo Reina, potremmo fare una plusvalenza tra i 6 e i 10 milioni, perché Sarri lo vuole se parte Courtois. A me piace Gigio, il futuro, però mi dispiacerebbe, uno come Pepe io lo vorrei sempre nel mio spogliatoio, soprattutto con la partenza di Bonucci. Un leader come Pepe Reina servirebbe nello spogliatoio, a me piacerebbe averlo, perché se va via Bonucci e va via anche Reina, poi lì troppi giovani, troppo... O sale in cattedra finalmente Biglia, ma la vedo difficile, o se no la vedo troppo complicata. Cutrone, mi sono piaciuti tutti oggi, anche Borini ha preso un bel palo, eccetera. Cutrone fa tanti sbatti, io lo amo Cutrone, poi rossonero vero, ci crede, ci ama, tutto quello che vuoi, però sbaglia troppo, cioè tu per tu col portiere devi almeno prendere la porta, per questo voglio il Pipita, secondo me affiancato farebbe molto meglio anche lui. Suso bene ragazzi, io non lo amo particolarmente, lo sapete, sembra che dobbiamo aspettarci sempre la giocata da lui, manco fosse il Messia, non mi piace, ha la qualità. Nessuno dice che non ha qualità, però dovrebbe essere uno dei tanti, non punto di riferimento di tutto il Milan. Sembra che comunque quasi sicuramente, anzi 99% rimarrà, e quindi anche se la Roma lo vuole, vedremo cosa decide Leonardo Nannannao. Quindi ragazzi, giornata importantissima, riconferma di Gattuso secondo me fondamentale per riunire lo spogliatoio, anche se a me Conte non è che dice, cioè, sia che viene Conte, sia che rimane Gattuso, come allenatore rimaniamo al top, anzi con Conte probabilmente facciamo uno step successivo. Però Gattuso secondo me merita rispetto, merita di avere la fiducia, quindi dico alla società, o lo confermi e gli dai fiducia al 100% fino a fine anno, non che lo lasci lì in bilico, perché non può fare una stagione in bilico, quindi o lo confermi 100% o lo cambi subito, non lasciarlo a metà. Io dico di riconfermarlo, perché se l'hai meritato sul campo. Il Pipita sempre più vicino, sarà fondamentale per noi prendere il Pipita ragazzi, se non prendiamo Higuaín rischiamo di non arrivare ai primi 4 posti, calcolate che il campionato è già finito, l'ha già vinto la Juve, rimangono i 4 posti, per arrivarci abbiamo bisogno di un bomber del livello del Pipita, siccome non ce n'è altri, che Cavani non lo puoi prendere, va al Real,
Falcao secondo me non è all'altezza. Falcao non è all'altezza di Higuain. Benzema non lo vendono. Comunque lui ha dichiarato che non viene. Quindi chi prendi? Chi prendi? Ti devi prendere il Pipita. Quindi Leo, fai un sacrificio economico, non lo so, vendi chi ti pare, vendi Kalinic, vendi chi ti pare a te, ma prendimi il Pipita. Poi ragazzi, vorrei anche dire che siamo al 26 luglio. Vogliamo farlo sto mercato, che il campionato inizia fra 2 settimane, o cosa vogliamo fare? 3 settimane, però muoviamoci, muoviamoci che è già tardi. Quindi vi saluto. Ieri non abbiamo fatto la live perché non c'era Vito, forse nemmeno oggi la faremo perché non c'è Vito, però magari la faccio. Voi attivate la campanellina. Quando voi schiacciate la campanella ci sono due alette di fianco, vuol dire che è attiva, vuol dire che quando quel pirla col nasone che state vedendo adesso fa un video, vi arriva la notifica, così dite: cavolo, posso andare a vedere Luca che fa il video. Claro? Vi saluto, vi ringrazio, sorridete, gli spari sopra sono per voi. Ciao!